Andata quarti di finale, allievi provinciali Città di Mascalucia alla pari al Bonaiuto Somma col Real Catania in campo con tanti classe 2001 per un'ora abbondante di gara. Poi un calo nel finale e una crescita degli ospiti sposta l'asse del risultato in favore dei neroverdi che si impongono 2-1. Partirà da questo risultato la sfida di sabato, il return match in programma annesima. Il tecnico Sebi di prima è squalificato e quindi in tribuna a dirigere i biancazzurri il dirigente Gaetano Grasso. Gara che riserva pochissime emozioni. Il primo tempo inizia con un gol fulmineo del Real che sblocca il risultato con un sinistro di Yarboe da fuori area. Positiva la reazione del Mascalucia che si proietta in avanti con grande carattere e ottiene il pari dagli 11 metri. Yarboe stende l'intraprendente Billeci, calcio di rigore che Taschetta non fallisce, ristabilendo la giusta parità. Pochi sussulti da qui all'intervallo, ma c'è il tempo per un bel destro al volo dal limite di Di Modica, che impegna Privitera dopo una corta respinta in conseguenza di un lancio da piazzato di Bandieramonte. Nella ripresa si viaggia sui binari dell'assoluto equilibrio. Poi il Real Catania bussa minacciosamente negli ultimi 16 metri avversari e Matteo Frazzetto, unico 2004 tra i 35 in distinta, compie in uscita uno straordinario intervento su Bonaccorsi. Gli ospiti iniziano a credere nel successo, si spingono in avanti e costringono il Mascalucia ad arretrare. A 6 minuti dalla fine, su un calcio d'angolo, Bonaccorsi spalle alla porta, centra il bersaglio e regala una preziosa vittoria ai suoi in vista del ritorno. Al Mascalucia il compito di centrare l'impresa annesima sabato, consapevole di averne tutti i mezzi per compierla. Facciamo un passo indietro e torniamo a una settimana fa, in occasione del preliminare playoff, quando il Mascalucia ha ipotecato la qualificazione travolgendo 4-0 il Militello. Nelle immagini forniteci da Massimo Sambataro, le reti che nella ripresa hanno deciso la partita. Di Stefano che ha aperto le marcature, Di Taschetta per il raddoppio, Di Balsamo per il tris e Di Stefano per la doppietta personale e il poker.